Buongiorno a tutti. Oggi, come saprete, si celebra il Dante Dì, ovvero la data presunta, il 25 marzo, appunto, dell'inizio del viaggio di Dante attraverso i tre regni, inferno, purgatorio e paradiso. Anche la biblioteca Lazzarini vuole dare il suo contributo a questo giorno importante con la lettura di alcune terzine di un canto. Leggerò dal canto 26esimo dell'Inferno, il famoso canto di Ulisse, le terzine principali. E quindi inizio con le celebre apostrofe a Firenze, dove viene menzionata anche la nostra città Prato, fra quelle che si augurano per vendetta appunto la disgrazia di Firenze. Godi Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ale e per l'inferno tuo nome si spande. Tra lì ladron trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che Prato non ch'altri t'agogna. E se già fosse, non saria per tempo. Così fossei da che pur esser dee, che più mi graverà con più m'attempo. In seguito Dante, dopo aver appreso che dentro a una doppia fiamma si celano gli spiriti di Ulisse e di Omede, chiede a Virgilio, al suo maestro, di poter ascoltare la loro storia. Se i posson dentro da quelle faville parlar, dissi io, maestro, assai te impriego e ripiego, e che il prego valga mille, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua giù vegna. Vedi che del disio per lei mi piego, ed egli a me, la tua preghiera è degna di molta loda, ed io perciò l'accetto. Ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, che io ho concetto di ciò che vuoi, che i sarebbero schivi, perché i greci, forse del tuo detto. Poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siate due dentro ad un fuoco, se io meritai di voi mentre ch'io vissi, se io meritai di voi assai o poco, non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, come pur quella cui vento affatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto, e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro in fin della Spagna, fin nel Marocco, e l'isola di Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule segnò i suoi riguardi, acciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'occidente, a questa tanto piccola vigilia di nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sì aguti con questa orazion picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti, e
e volta nostra poppa nel mattino, de remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vede alla notte, il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marinsuolo. 5 volte era acceso e tante cassolo lume era di sotto della luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non aveva alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso, e la prora ira in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Grazie dell'ascolto, ciao a tutti e buon Dante Dì.